stufato la borgognone è finita. Anche una mezza porzioncina. Lo dico, è sordo? L'ho stufato la borgognone, è assente. Ah, signor Armando, si accomodi, vero? Ma non c'è un posto? No, ma dico, si accomodi, questo signore ha finito. Veramente aspettavo la frutta. Ma no, guardi, la frutta fa male, un'altra volta, eh? Che cosa le offro di buono? Stufata la borgognona, la sua specialità. Carne tenera tenera, cotta al punto giusto e quel sughino. E le cipolline. Le carotine. E il sedano. Signora Adele, una stufata la borgognona. È finito, dai una bistecca quello lì. Ma come, lo stufato è finito? Sarebbe finito, c'è una porzione per me. Ma dato che sono la padrona, la cedo a lei. Una borgognona speciale. Tutto bene? Soddisfatto l'appetito? Con lei, signora Adele, non si soddisfa soltanto l'appetito, si appaga il buon gusto, si accarezza il palato, si vizia lo stomaco. Ed ora vorrei... Non avrai coraggio di chiedermi il conto, ve? Parola di Adele, non le rivolgerò più la parola. Ma, no, non posso permettere. No, qui la padrona sono io, sa. Potrò permettermi di offrire una colazione a un cliente che mi è simpatico. Ma io sono confuso, sì, la ringrazio, ma lei non deve. Sì, lo so, non dovrei, gli affari sono affari, ma come si fa con lei? Va là, che lo sa benissimo, a lei chi può dire di no? Per l'uomo illevole. Un uomo illevole. Un uomo esigente anche nell'acquisto dell'abito pretende qualità, e l'evole dà la qualità di un tessuto finissimo. Un uomo di classe merita un abito di gran taglio, su misura litrico. Un uomo che guarda i particolari vuole un abito ben finito, con una lavorazione impeccabile. Un abito che fa di un uomo... Un